pratica anche la collezione, collezioni e cerca di riproporre agli altri nella maniera quale le fa, ma io credo che si attagli bene anche questa metafora, e credo che se ciascuno di noi così la facesse sua non sarebbe male, perché in più sapete che sono non giardinieri ma sono cacciatori, e il cacciatore in genere è un distruttore, perché non tiene conto dell'ambiente, dello spazio che abita, perché pensa soprattutto che siano inesauribili le risorse, ma le risorse non sono inesauribili. Ecco, allora cerchiamo di antagonizzare il cacciatore col giardiniere, che forse è meno vistoso, occupa degli spazi più marginali, anche più ancillari, ma sicuramente svolge un ruolo, a mio avviso, importantissimo. E veniamo all'uovo, perché non vorrei divagare, però io credo che questa, così, che questo, questa presentazione, questo incipit, si attagli bene al tipo di mostra che ancora viene ospitata da questo bel locale. Quindi bisogna dire grazie sia al presidente della fondazione che al direttore, perché molte volte gli spazi museali vengono intesi come luoghi chiusi, come luoghi liturgici nei quali non si deve entrare. Capita molte volte a chi in cui lo spazio è chiuso, per cui dice questo è un ammonsidio perché si sciupa l'ambiente. Allora invece questa è una cosa che molti hanno, invece lo spazio deve essere aperto e soprattutto deve ospitare il più possibile proposte di rango come questa che appunto ci è stata presentata. Veniamo al nuovo. Dunque io vi dirò che dell'uovo so poco, nel senso che sono stata trascinata dall'entusiasmo di Giulia a scrivere dell'uovo, così come diceva l'altra volta il nostro amico Calella, Sebastiano Calella. Però sapete che la passione è contagiosa, gli ottimisti in genere sono contagiosi, quindi ho pure cominciato a vedere cosa c'era sul mondo, e c'è una letteratura incredibile, amplissima e soprattutto altolocata. Perché? Perché quando si parla dell'uovo, sempre dell'uovo cosmico, immediatamente la nostra mente va a degli spazi, a delle dimensioni di tipo sacrale, delle dimensioni di rango, delle dimensioni altolocate che rinviano alla filosofia, rinviano al concetto di sacro, appunto al religioso, al mitologico. E quando vi dirò, io stasera non ho niente né di sacro né di mitologico, il mio discorso è tutto prosaico, molto prosaico, perché vi posso dire che il mito dell'uovo, a quanto ho avuto modo di constatare, di leggere, nasce in Mesopotamia, ma ci sono tanti elementi che parlano dell'uovo, per esempio nella religione medica, in India, in Egitto, nelle cosmogonie in genere l'idea dell'uovo c'è. Perché? Io esordito dicendo, in queste breve pagine che ho proposto nel catalogo, quelli di voi che avranno la bontà di leggere lo troveranno, che ci sono alcuni concetti che nascono, dicevo, con il positivo incorporato. Beh, l'uovo è una di queste categorie, nasce col positivo incorporato. Perché? Beh, perché in fondo la vita rinvia all'uovo. Io stavo riflettendo, la placenta che ospita il bambino non è un uovo in qualche maniera, cioè l'uovo ha avuto nel tempo, sempre ha goduto di questa positività e di questa attenzione. Perché? Beh, perché credo che sia iscritto nel nostro DNA, nel nostro codice genetico, tutto ciò che è vita in qualche maniera rinvia all'uovo, questa forma così enigmatica in qualche modo che non ha inizio e non ha fine, ma la fine e l'inizio si allacciano in un equilibrio armonioso che indubbiamente non può non suscitare particolare attenzione. Ecco perché all'inizio io ho esordito facendo riferimento alla smemoratezza dell'uomo contemporaneo. Cioè noi viviamo, e perdonate l'apertura di parentesi che chiuderò immediatamente, in fondo noi viviamo in una società che privilegia la sintesi piuttosto che l'analisi, e molte cose che popolano il nostro spazio noi non le vediamo, non ne sappiamo più cogliere i significati.
Ecco, se noi imparassimo invece a cogliere maggiormente il significato, la simbologia di ciò che ci circonda, verosimilmente ne avremmo anche più rispetto. E l'uomo allora, se noi lo in qualche maniera lo rispettassimo di più, perché conoscendone i significati e i simboli, verosimilmente anche quando ci facciamo una frittata, forse quell'uomo lo tratteremo meglio, per esempio non lo mangeremo in modo vorace perché il cibo va assaporato con lentezza, altra cosa che noi abbiamo dimenticato oggi perché mangiamo